Rientriamo in studio, siamo noi, abbiamo messo su questo tavolo il valore della lentezza, stiamo cercando di combattere quei tempi concitati che ci fanno uscire proprio fuori da noi stessi. Eugenia. Sì, ci scrive la nostra telespettatrice sulla nostra pagina Facebook, dichiara subito di sognare una vita lenta, però poi fa una riflessione. Il fatto è che a volte non è possibile decidere il ritmo della propria vita. Ci sono persone che dipendono da noi e che non possiamo deludere. Mi sembra una provocazione significativa, Monsignor Zuppi. Non c'è dubbio. Poi ci sono delle richieste che irrompono, diciamo così, nella nostra lentezza e creano delle accelerazioni. Però insisto, il problema è l'essere noi padroni del tempo. Lì è il nodo, non esserne vittime pensando come sempre, perché poi il frenetico è convinto di guidare lui la macchina, poi va a sbattere purtroppo, brevissimo a trarne motivo di saggezza, però è convinto di essere lui il protagonista che guida, che comanda, che fa le cose, che realizza, mentre invece quell'altro sembra uno in fondo alla fine. Che eccetera. A Roma c'è un modo di dire, no? Quando uno cuore fa un po', si direbbe sempre un po' a Roma il fanatico, mando vai. Ecco, credo che qualche volta questa grande così sapienza un po' così che dice mando vai, aspetta un attimo, insomma non c'è dubbio. Mentre anche Gesù, per esempio, no? Ha sempre molto tempo. Viene uno, c'è tempo per andare da quello, viene quell'altro che gli chiede vieni da mia figlia e va da quello a lì. Sembra che sostanzialmente aspetta sempre che... Mi raccontano una cosa di Papa Francesco che dice quando parla sembra che ci abbia tutto il tempo necessario, che credo che non ne abbia tanto, però quando molti mi hanno commentato sono stato da lui e sembrava che non ci avesse nient'altro da fare. che l'essere padroni del tempo, che in modo eccetera... E dopodiché Gesù c'ha anche fretta, Il tempo è vicino, non è che dice uno, come dire, il discorso della lentezza non è rimandare, è tutt'altro, è un'altra cosa, è entrare nel tempo. Non... Professor Maffei, infatti questo, no? Questo paradosso, che più corriamo, più acceleriamo e più il tempo ci sfugge. Ma è un rincorrersi, quello, come si direbbe tecnicamente, è un meccanismo a controreazione positivo. Nel senso che lo vediamo benissimo, come si parlava prima, del consumismo, dove se compriamo una cosa, dopo quella varia di una piccola caratteristica, noi dobbiamo comprare quella nuova, e così siamo come... Però in questo voglio dire che non siamo così liberi, siamo a mio avviso un po' guidati. Perché il consumismo non viene dal cielo, non viene dal cielo, viene da qualcuno che ha interesse a produrre un consumismo e quindi a cambiare una piccola cosa in un CIO, un chip di un calcolatore affinché uno compri il nuovo calcolatore o il nuovo tablet e così via. Quindi questo consumismo, questo aumento di velocità, a mio avviso è un po' guidato diciamo, da una robotica esterna. Da una robotica esterna che sono i mezzi di comunicazione, che sono qualcuno che ha intenzione, diciamo, di trarre un vantaggio dal consumismo dell'altro. Da ridurci a questa dimensione economica. Io non ho mai capito perché uno deve consumare di più per aumentare il PIL, perché, ma perché aumentare il PIL? Perché devo consumare io di più? Non vedo, insomma, c'è proprio una cosa che dal mio punto di vista, il più modesto possibile, diciamo, io non voglio consumare di più, perché devo consumare di più per aumentare il PIL di chi? Insomma, sì, è un mondo del paradosso, ma è il paradosso, mi sembra il paradosso del pensiero, il paradosso, il cervello pensante, come direbbe un grande economista, Amartya Sen, diventa folle, siamo nel folle del razionale, ecco. Proprio così. E allora, Contigiani, noi l'abbiamo lasciata con i 36 punti in testa, lo sì. Scoglio, il motivo per il quale lei ha detto basta, io rallento. Non ne posso più, rallento. Però non abbiamo capito bene lei che cosa fa adesso. Adesso faccio la cosa più bella del mondo, cioè ho trasformato i miei hobby, le cose che ho sempre voluto fare, in un'attività.
quindi faccio questa associazione, lavoro, faccio delle consulenze alle organizzazioni di volontariato, di comunicazione, perché tanta gente fa del bene in Italia, siamo tantissimi che si danno da fare, però comunicano male, non sanno, e quindi gli spiego come bisogna fare, faccio il giornale del carcere con i detenuti a Pavia, sono tutte cose che mi posso permettere perché diciamo ho lavorato tanto prima, però nello stesso tempo sono anche cose che mi danno molto di più di quello che facevo prima. Lavorare in carcere con i detenuti è una cosa incredibile, cioè stabilire ecco, un rapporto. Approfondiamo proprio questo rapporto, no? Questa esperienza nel carcere. Sì. Approfondiamola bene. Ma guardi, è cominciato dalla... leggevamo 4 libri al bar, ci hanno chiamato dicendo perché non venite a leggere con i detenuti i libri e con loro abbiamo cominciato. Poi avevano molte cose da raccontare. Quindi dei gruppi di lettura. Gruppi di lettura ad alta voce, perché leggere ad alta voce senza essere attori, senza essere scrittori, è una cosa che aiuta, è un regalo che si fa agli altri, si fa capire perché si legge quel pezzo. Da lì poi è nato un giornale, si chiama Numero Zero, perché i detenuti non amano essere considerati dei numeri, e poi il numero zero dà l'idea del continuo, della possibilità di diventare qualche cosa, del cambiamento, no? Ci scrivono, stanno imparando a raccontarsi, non è un giornale di lagna, perché gli dico ragazzi, i problemi del carcere, siamo un mensile, non è che possiamo lavorare sempre dire tutti i giorni che siamo sofferenti, dobbiamo farci capire, se avviciniamo le persone a noi facendoci capire, può darsi che qualche cosa cambi, e lì il tempo è fondamentale. E perché se uno è fondamentale? È fondamentale perché sennò è un tempo di attesa, è un tempo vuoto, è un tempo in cui le persone si arrovellano e sperano solo che il tempo passi velocemente. Se appena hanno un qualche cosa che gli dà una prospettiva per il domani, neanche un lavoro, solo un'idea di quello che potranno fare, si costruiscono una possibilità anche solo mentale. Questa possibilità però si riflette anche in risultati molto notevoli, direi, perché pensi che la recidiva crolla dall'80 al 27%. Se una persona che esce non è che ha un lavoro, ha una prospettiva di fare qualche cosa. Quindi lì costruiamo con loro delle idee, costruiamo delle possibilità. Sì.